Quando ti parlo ci sei e mi sembra che funziona, però quando te ne vai diventi un'altra persona. Più mi avvicino e più sei indefinibile e incerta, e non capisco perché la cosa mi sconcerta. Conosco la velocità, però ignoro la posizione. Heisenberg lo definì principio di indeterminazione. Ignoro la felicità, ma conosco la passione. Se l'amore ti dice dove, l'amore non dice come. Heisenberg. Io a questo proposito, confuso su alcuni libri di fisica nel liceo, mi ero soffermato sul teorema di Heisenberg, mi ero permesso anche di musicarlo, cercando una divulgazione che permettesse a me di ricordare di che si trattava, ma poi siccome me la scordo sempre, alla fine anche le canzonette servono a poco. Mi sembra, se ce lo vuole illustrare un po' sinteticamente lei, mi sembra che la sostanza, che avevo capito io, è che più che ti avvicini a un dato per studiarlo, più si modifica anche la tua posizione avvicinandoti. Per cui alla fine è un po' difficile beccare il dato, perché non si muove sotto lui, ma ti muovi anche tu mentre stai cercandolo. Questo è Heisenberg? No, mi dirà lei. Diciamo che Heisenberg ci dice questo, che se io voglio vedere, voglio misurare una particella, voglio sapere dove sta e con che velocità si muove, bene, posso misurare con grandissima precisione la posizione. Metto una fenditura, se passa lì attraverso e metto la fenditura molto stretta, so dov'è. Il problema è che quando la misuro interagisco con la particella e ne cambio la velocità. Quindi è un gioco per cui se misuro molto bene la posizione non conosco la velocità, se conosco la velocità non ne conosco la posizione. Quindi alla fine l'indeterminazione sta proprio in questo, che non posso misurare con precisione assoluta alcune grandezze contemporaneamente e quindi non sono in grado di prevedere quale sarà il moto della particella, non posso più dire dove andrà a finire, ma posso solo dire con che probabilità andrà a finire in un certo punto e con che probabilità avrà una certa velocità. E quindi si passa da un universo deterministico in cui posso prevedere tutto a un universo che ha questa incertezza, probabilistico. Posso dare una probabilità che qualcosa avvenga, ma non ne ho mai la certezza. Questa è la meccanica quantistica. Di questo siamo lieti. Ringrazio Antonio Zoccoli di questa conversazione, l'Istituto Nazionale di Fisica, e le stelle intere, sperando che queste cose vi abbiano chiarito le idee o ve le abbiano confuse abbastanza da farvi fare dei bei sogni. Nella ci nasconderà in un'altra dimensione, e quando ti risveglierai saprai tutte le mie canzoni. Oh! Bosone e via dicendo. È il bosone di Higgs.